con Raffaele Iosa, già dirigente tecnico del Ministero, pedagogista, grande esperto di problemi dell'inclusione. Parliamo del problema del ritorno a scuola. Raffaele, per tutta l'estate hai parlato della didattica di vicinanza, ultimamente stai parlando di pedagogia del ritorno. Perché pedagogia del ritorno? Non bastano, le precauzioni tecniche per ritornare a scuola? Ma neanche per idea, è vero il contrario, che per tornare a scuola ci vuole una pedagogia a cui le regole sanitarie e compagnia si devono avvicinare. L'errore è stato fin dall'inizio, quello di non lavorare in parallelo tra lo sguardo pedagogico e lo sguardo clinico, quello che ho chiamato in vari saggi accomodamento ragionevole. Ecco, ferma. Cosa intendi esattamente con accomodamento È ragionevole? un termine formidabile, presente nella Carta dei diritti delle persone con disabilità dell'ONU. Intende cioè che tutte le azioni che si fanno per sviluppare la realizzazione di una persona devono tener conto di tutte le variabili in un modo ragionevole. Non pretendere chissà che cosa, ma allo stesso modo non evitare di fare. Allora, questo concetto parte dall'idea che qualsiasi evento umano non ha una sola componente, ne ha varie. Ad esempio, per quanto riguarda la scuola, è ovvio che la questione del coronavirus ci obbliga ad avere dei comportamenti di sicurezza, ma non possono non essere visti e lavorati assieme all'approccio pedagogico. E qual è l'approccio pedagogico che manca, santo Dio? Quello che manca è non aver riflettuto su che cosa oggi i ragazzini hanno bisogno nel ritorno, non cogliere il fatto che non è un ritorno qualsiasi dopo una vacanza, che ci sono in mezzo mesi di dolore, di complessità, di sofferenza, non solo di aver perso i contenuti, i compiti. E allora tocca alla scuola adesso svolgere un ruolo importantissimo di valore sociale, ridare ai ragazzi la possibilità di elaborare le proprie emozioni, ridargli socialità, ridargli apprendimento condiviso. Si poteva quindi fare un lavoro più serio del rapporto tra medicina e pedagogia. Questo lavoro è stato praticamente sciolto, travolti dall'idea appunto che solo il clinico conta, e ci si trova quindi davanti a insegnanti imbarazzati, davanti al rischio che paradossalmente tornano a scuola e non trovano una scuola meglio di prima, trovano una scuola peggio di prima. Peggio se gli insegnanti si fanno prendere da un meticoloso e azzeccagarbugliesco modo di gestire le regole tali che in realtà la scuola diventa una tristezza. La realtà però è che i genitori, giustamente dal loro punto di vista, chiedono che il rientro venga fatto in modo sicuro, cioè in Io modo... non sto parlando di pedagogia insicura, esattamente contrario. Sto parlando di una pedagogia che vuol dire una progettualità didattica, organizzativa, umana, che sappia parlare le regole della sicurezza. Regole della sicurezza che diventino cogenti di modelli di comportamento, questo è il punto, sono di per sé contraddittorie. Tanto vale che restino a casa a guardare il computer. Allora, esagero naturalmente, perché io credo che i ragazzi abbiano bisogno e diritto di tornare a scuola. Però il punto è che potevamo lavorare con gli insegnanti, per esempio, nel riflettere su quello che è accaduto, cogliere il buono e il non buono di quei mesi, cogliere il buono e non buono della relazione dei bambini, che cosa hanno sentito i loro. E partendo da questo, immaginare un anno scolastico straordinario, che anche in tutte le forme, per esempio, per far capire come questo problema si impatta, è stato fatto pochissimo, se non quasi niente, di quella bella idea dei cosiddetti accordi di comunità, dove le scuole potevano uscire, le classi potevano uscire da scuola e vivere nel territorio esperienze formative, che non era la gita scolastica, ma era l'idea anche di trasformare l'esperienza scolastica in pratica di esperienza diretta, attiva, no? In realtà questo, per esempio, questa è la parte deludente, non è colpa dei presidi, erano così travolti da tutte le regole sanitarie che sono diventati paradottori, poveretti, non per colpa loro. Senti, se tu sei stato maestro anche per molti anni, oltre che poi direttore didattico e ispettore, se tu fossi maestro oggi,
Fra una settimana devi tornare in classe. Come accoglieresti i bambini? Cosa faresti il primo giorno che torni a scuola? Tre cose mi vengono le volte. La prima, buttargli addosso in tutti i modi la grande gioia che ho di vederli. Trasmettergli l'idea, ragazzi, mi siete mancati. Non mi bastava vedervi in televisione. La prima. La seconda è, ovviamente, dargli un'idea di sicurezza serena, con varie anche azioni didattiche. Per esempio, dei ragazzini, parlo di scuola elementare, la sicurezza può diventare un gioco, anzi, può diventare un elemento emulativo, anzi, autogovernato. E la terza roba, invece, è importantissima, farli parlare, 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 parlare. Devono raccontarsi tra di loro, devono raccontare quello che gli è successo, ma anche, ovviamente, non violentandoli. Devono sfogare quello che è il fatto che abbiamo vissuto un periodo psicologicamente, socialmente e culturalmente eccezionale. Una scuola in cui in sostanza si liberano un po' di più le emozioni. Assolutamente sì. E anche le idee, i pensieri. Pensate a quanti stereotipi, pregiudizi, fake news i ragazzini si sono caricati in questi mesi. Per strada, in televisione, i genitori, i compagni. Oh. Il bisogno invece di mettere un po' più di razionalità a quello che è successo. Chi può farlo se non la scuola? Quindi c'è abbondante materia. Certo che se uno pensa che il ritorno a scuola serve per le tabelline o per Giulio Cesare, vabbè, servirà anche per quello, ma questo è un momento straordinario e ci voleva quindi un ritorno straordinario. Senti, tu parli di pensare ai bambini, ma però scusa la domanda un po' provocatoria, ma e agli insegnanti chi pensa? Questo è un altro dato. Abbiamo tutti tirato fuori, tutti. Molti hanno tirato fuori questa storia di 55 anni di linee idonee e compagnia. E poco si è pensato che negli insegnanti si è accumulata una condizione d'ansia, una condizione di incertezza, non solo per la propria salute, quella ce l'abbiamo tutti, ma il fatto di aver vissuto un rapporto con i loro alunni e bambini, non solo non a scuola, ma chiusi in casa. E questo fatto straordinario che tutti si collegavano, trafficavano, io l'ho chiamata didattica della vicinanza, proprio questo. È un atto di generosità inatteso circa i pregiudizi che c'è nei confronti della scuola, no? Hanno travalicato i contratti, hanno travalicato le macchine, l'hanno fatto nel modo che erano capaci, santo Dio, sembra essere esagerati della pena. E non è che sono innamorati di computer o che li odiano totali, è servito a mantenere un contatto. Questo ha fatto scoprire una roba importantissima che è la relazione. La relazione educativa era diventata ormai spesso per molti insegnanti, in buona fede, una specie di routine, no, una specie, è come la caserma, devi farti l'anno di leva e compagnia. Mentre invece questa dimensione è sentita, è indispensabile, perché quello che è accaduto non è normale. Se pensiamo che di questi mesi del lockdown si possa mettere una coperta sopra e ricominciare tutto come prima, sarà un disastro per i ragazzi. Senti, vogliamo concludere con un augurio a tutti? Due. Il primo è quando gli capita la sfortuna di un positivo dentro la scuola, perché l'Italia è un paese così cacciarone, confuso, che corriamo il rischio che diventi, accettarlo come un evento che può succedere in qualsiasi parte, insomma, se no cominciamo a creare i mostri. La seconda è che gli insegnanti sappiano, glielo auguro, essere sereni e che se hanno delle ansie sono perfettamente giustificate. Se hanno delle paure sono assolutamente legittime, ma che cerchino in tutti i modi di non farle vedere ai loro ragazzini più, cioè di essere solidi. I bambini oggi hanno bisogno di avere insegnanti il più possibile solidi, anche se umanamente li capiscono. Questo è un ritorno molto difficile dal punto di vista umano. Bene, grazie e auguri davvero a tutti, insegnanti, bambini, genitori.